Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di MotoGP 22. Oggi è lunedì, quindi buon inizio di settimana che vedremo di fare al meglio. Allora ragazzi, per quanto riguarda oggi, vi dirò la verità, mi sono fatto una domanda. Cosa voglio fare? Continuare la carriera o continuare questa Nine Season 2009? O meglio, cosa mi ha appassionato di più nelle prove che abbiamo fatto? La carriera o la Nine Season 2009? Onestamente ragazzi, la scelta ricade proprio su quest'ultima, ma vi spiego anche il perché. Finalmente su questo gioco abbiamo qualcosa di nuovo da fare e quindi saremmo stupidi a non approfittarne un pochettino, anche perché possiamo ottenere la moglie piena. No, la botte piena con la moglie ubriaca. Perché? Perché se ci facciamo questa Nine Season 2009 è probabile che a breve venga aggiornata la carriera, in generale il gioco, con le moto nuove, perché mancano ed è un peccato ragazzi. Tranne i team nuovi, e alcuni non sono nemmeno precisi, tutte le moto sono quelle della passata stagione, il che praticamente ci riporta al motivo per cui abbiamo giocato poco a MotoGP 21, cioè la ripetitività, le solite cose che non si evolvono. E allora perché andare a rifare MotoGP 21 anche nel 2022? Aspettiamo un attimino, ci godiamo la novità che è molto molto bella, perché proprio la mia domanda è stata: cosa mi dà più voglia? Questo. E tanto per la carriera c'è sempre tempo. Tra poco sicuramente, ma per forza, dovranno fare un aggiornamento e allora sarà la svolta. Motivazione bonus: non sono contentissimo di come abbiamo guidato in carriera, ancora dobbiamo fare un pochettino le ossa, quindi ben venga una modalità che alla fine ci permette anche di fare un allenamentino. E parlando proprio di svolte e aggiornamenti, oggi alle 18 ne arriverà uno clamoroso da parte di Level Up, che io posso farvi vedere un pochettino in anteprima. Questi qui ragazzi sono i nuovissimi ready to drink. Cosa vuol dire? Pronti da bere, ovvero bottigline di Level Up, attenzione, in versione hydration drink, quindi base di sali minerali, vitamine, senza zucchero, senza caffeina. Fantastico. E in più senza lo sbattone di doverlo miscelare, perché ready to drink è ready to drink, si prende e si beve. Questo ha un vantaggio di praticità, di tempo e anche, lasciatemi dire, tecnico, perché qualcuno lo dice, no? Si lamenta giustamente dovendolo mixare da soli, a volte rimangono i fondini. Guardate qua, questa è intera quindi si vede benissimo, perfettamente trasparente, pulito, mixato alla perfezione. Dunque se volete i vostri hydration drink, via, pronti così. Qua vabbè, questo qua non ve lo faccio vedere perché è scuro, è uguale ma non si vede, e poi ne ho già bevuto metà. Figata assoluta ragazzi, so che lo dico sempre, però questa è una vera svolta, mi ha positivamente sorpreso da parte di Level Up questa novità. Oggi alle 18 escono e insieme a loro verranno rimessi in stock anche Iced Out e Retro Edition dei Gaming Booster, così nel caso vi fossero particolarmente piaciuti anche questi. Vediamo che svolta ci riserva invece il capitolo di Moteghi, un atto di volontà. Vi ricordate, l'altra volta abbiamo affrontato il Losail dal punto di vista di Stoner, Rossi e Lorenzo. Molto molto bello ragazzi. È come una storia, no? Una modalità storica in MotoGP. Mi sta appassionando. Cos'è successo a Dani Pedrosa in Qatar? Qualificato 14esimo e arrivato 11esimo. In Giappone si è qualificato 11esimo. Cos'è successo? Pedrosa ha corso infortunato nella seconda metà del 2008. In Germania, a luglio, è caduto mentre era in testa, rompendosi diverse ossa delle mani e dei polsi. A ottobre, in Australia, un altro incidente, un infortunio al ginocchio, per cui verrà operato. A marzo, e nei test prestagionali in Qatar, è quasi tornato in piena forma. Ma dopo un altro incidente si infortuna di nuovo al ginocchio appena operato. Just getting a little bit more used to ride, because long time not riding that fast and I need more laps. Dopo aver dominato per anni nelle cilindrate minori, Pedrosa sta diventando il guerriero perennemente infortunato della MotoGP. Forse le moto della classe regina sono troppo per il piccolo spagnolo. È di gran lunga il più basso tra i piloti del moto mondiale. Bellino. Alcuni dicono che questo lo avvantaggi, essendo leggero ha una maggiore accelerazione. Ma in realtà è uno svantaggio. I piloti più alti hanno braccia e gambe più lunghe e controllano meglio le MotoGP nei cambi di direzione. Beh, diciamo una via di mezzo.
Hanno preso Valentino Rossi e hanno Stangone. Stoner e Rossi sono ancora un passo avanti a Lorenzo. E lui? Il tempo di qualifica di Stoner è solo 5 centesimi più alto di quello di Rossi. Lorenzo è staccato di mezzo secondo. E la sua partenza è pessima. La pressione è alta. I didn't do a very good start. I finish the first lap in 4. È romagnolo, finish as fast as I can to get the victory. Dai. Quindi partiamo da Lorenzo. Chiudi in Giappone, seconda posizione. Casa della Yamaha e della Bridgestone. Palcoscenico ideale. Un anno dopo la tua ultima vittoria. Fra te e il gradino più alto del podio ci sono tre piloti. Eccoci a bordo allora con Jorge Lorenzo, che tenterà di andare a ripescare questi amici a podio qua. Teoricamente noi dobbiamo arrivare solamente a Vermeulen. La Suzuki, moto azzurra, inseguita da Dani Pedrosa, con Jorge Lorenzo che appunto da dietro ci proverà a riportarsi sotto in una bellissima Moteghi che sicuramente conosciamo, però siamo un pochettino freddi, quindi attenzione a comportarsi bene. Vedo troppa elettronica, però qui in effetti ero dimenticato all'inizio di cavarla via. Facciamolo adesso con Lorenzo, che va a spigolare un filino tanto nella speranza di lanciarsi a bomba sul rettilineo in discesa, con staccatona pericolosissima alla fine che io affronterei con un attimo di prudenza, visto che ancora non abbiamo capito come funzionano i paracadute di salvataggio qua. Attenzione, ultima chicane che immette poi sul rettilineo. Lorenzo è abbastanza arrivato nell'ultimo settore, però attenzione perché i problemi potrebbero arrivare adesso, cioè effettuare, oh mamma mia, i sorpassi, che rischio. E abbiamo solo questo giro, eh. Vabbè, grande rischio, ma ragazzi quanto eravamo fluidi una volta a guidare a Moteghi, e non solo, a guidare punto. Adesso è un pochettino faticosa la faccenda, ma va bene, tutto parte del decorso storico. Dobbiamo riprenderci un attimino i nostri semi manubri. Intanto qua Lorenzo però in effetti un pochettino di pressione a Dani Pedrosa la sta mettendo. Forse solo lui da passare, sarebbe quasi fatta. Vediamo se ci prova qui ad infilarsi. No, ma è comunque un tentativo, vediamo di uscita. Oddio che bagarro. Attenzione perché sta per finire. Cosa ci inventiamo adesso? Intanto Pedrosa si inventa una grande scia, di Vermeulen probabilmente lo passa. Oh, lo passa, si ostacolano. Sbuca Lorenzo, attenzione nel mezzo. Ping pong, incredibile. E Vermeulen lo stende. Non era venuto male però, eh. Bella la bagarre così a tre, un pochettino aggressiva. Non credo che sia andata così alla fine, ma va bene. Vermeulen ci permette di rifarla, per così dire. Voleva un pochettino cambiare il risvolto storico, ma purtroppo non possiamo accontentarci del risultato di essere stati abbattuti in quel bellissimo panino. Quindi Jorge Lorenzo che adesso si è scaldato, vediamo se avrà qualche carta magari un pochettino più sicura da giocarsi senza arrivare proprio alle mani nel finale, anche se mi pare di capire che questi giovani siano piuttosto combattivi e contrari a dartela su, anche se diciamo devono seguire un copione storico. Magari sta anche a noi, però vedere di non bisticciare troppo con moto, cordoli e cose varie, che probabilmente
non è così infattibile, ecco, però il suo grado di attenzione lo richiede. Intanto qua Pedrosa, mamma mia, capisce che il cordolo interno non è così amico e incassa subito il primo sorpasso da un Jorge Lorenzo abbastanza combattivo nelle nostre mani, che va subito adesso a caccia di Chris Vermeulen in questa prima curva, che poi in realtà sono due da unire insieme. Vediamo qua, perché forse Lorenzo ha fatto una strada migliore, sono appaiati. Vermeulen un pochettino più in fiducia, in staccata, però va lunghissimo e cade. Vabbè, però non credo nemmeno che sia andata così, cioè. Cioè lì Vermeulen ha voluto tirarci la staccatona, ragazzi, propriamente e letteralmente, e quindi è caduto. Occhio che rischia di fare la stessa cosa a Pedrosa. Ma cosa sto vedendo? Gente che pur di tirarti la staccata se ne va così a campi un po' troppo spesso e con troppa insistenza, mi verrebbe da dire. Nel frattempo Lorenzo pure lui rischia tantissimo. Perché guardare indietro lì? Perché guardare indietro lì? Anche io tanto bene non sto. Va bene così, Vermeulen ormai fuori gioco, quindi tecnicamente Lorenzo potrebbe avere vita facile, perché ormai c'è del margine su Pedrosa, che pure lui un bel lunghettino se l'è tirato. Occhio qua, punto pericoloso per infilate selvatiche. Abbiamo capito che lì ha conservato un pochettino di atteggiamento macellaistico, se non interamente conservato, ecco, senza pochino. Intanto Lorenzo porta a casa la sfida, anche un sorpasso a giro abbiamo fatto, quindi del tutto portato a casa. Però entrambe le volte, diciamo, sia quando non ci siamo riusciti perché ci hanno abbattuto, sia la seconda volta con un tentativo disperato che poi non serviva di Vermeulen. Beh, è bello, divertente. Ah, adesso mi sa che siamo vale, dobbiamo scappare da Lorenzo. Probabile, però... Ah, no, no, no. Onestamente, se sei già davanti non è difficile. Allora, mi sa che sta gara l'aveva vinta Orge, ragazzi. Non è che me le ricordo tutte, Però va bene. Duello questo qua tra i due Yamaha ufficiali, che scalda sempre il cuore, con Lorenzo che adesso proverà in sempre due giri a finire primo e staccare, se possibile, Valentino di mezzo secondo. Manco troppo, cioè alla fine se lo passi lo puoi fare. Tra l'altro guardate, ha preso i nostri parametri della gara. No, no? Pedrosa dovizioso. Non c'è Vermeulen. Cioè quindi è caduto veramente poi alla fine. Anche se è caduto da noi. Ma vabbè, bello. Pedrosa è lì. Anche dovizioso e Stoner erano lì dietro Vermeulen e Pedrosa. Chissà, sapete che bello se magari Vermeulen non c'è perché è caduto da noi, e quindi non resettano il capitolo sostanzialmente, lo fanno continuare da come è venuto a te. Non male come cosa, non male anche vedere Lorenzo e Valentino Rossi ingaggiati, uno per rimanere avanti, l'altro per andarci. Attenzione qua, piccolo errorino di Vale, anche di Lorenzo. Pari, palla al centro. Non fantastica la staccata di Lorenzo lì. Pensavo fosse più facile prenderne solo uno. Alla fine viene fuori che con Valle lì davanti non è così. E Lorenzo si impenna nel cambio di direzione. E il tempo sta per scadere. Attenzione Orge. E forse non lo facciamo più. Super stretto qui Lorenzo.
d'altronde qualcosa per guadagnare strada deve pur farla. Cercano di staccare puliti tutti e due, precisi. Ah, errorino di Vale, attenzione, piccola sbavatura lì sul cordolo, ne approfitta subito Org. Ne approfitta subito quando ormai non ci credeva più, entrambi sulla ruota. Spettacolare quella scena. E Lorenzo ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Però non abbiamo staccato di mezzo secondo, vabbè. Amen. Scommesse, secondo me ci fanno guidare proprio Pedrosa adesso. Dani Pedrosa, ancora in quarta fila. Gli infortuni possono rallentarti negli ultimi giri. Chi siamo, chi ma siamo, niente chi siamo. Ma impedisce una partenza spettacolare. 10 piloti davanti a te in griglia. Ah, ok. Quanti Perfetto. Saranno? Quindi abbiamo poco tempo. Siamo Pedrosa. E abbiamo poco tempo, stavolta però ha rifatto la scena, quindi... Ho tre giri per salire. Oh cazzarola, fin davanti. Ci riprova Pedrosa, anche perché il Ducatone sdraiato per te. Aia, brutta partenza. Si è vista proprio la moto slittare sul posto. E qua di nuovo una Ducati ne porta via due. Vabbè, ho capito che allora dobbiamo per forza avere a che fare con questi disguidi. Vediamo di trovare qualche varco in queste bagarre, dove magari anche loro sono un po' prudenti. Vediamo un po', Camomillo accelera bene. Occhio qua, inserimento pericoloso a destra. Con Stoner che non è convinto. Bravo Pedrosa a sgusciare fuori da lì. Indenne. E guardate, con tutti i casini del via, si ritrova in testa Colin Edwards con la Yamaha clienti. In compagnia di Pedrosa, Lorenzo e Rossi. Con Pedrosa che a questo punto prova ad accelerare un pochettino i tempi. Vale si rinfila, ma forse Pedrosa... Oddio! Accompagnamentino da parte di Vale, che ci sta. Pedrosa ha dovuto allargare la traiettoria per non incorrere in problemi. Grande staccata poi qua di Pedrosa. Vediamo però se Vale si rinfila. No, anzi Lorenzo sbaglia. E Pedrosa si ritrova incredibilmente subito in seconda posizione. Ok, bene, ultima variante pericolosa, passa indenne anche lei, e c'è Colin Edwards in testa. Attenzione al Gran Premio di Moteghi. Dove vuole andare Lorenzo? Pedrosa si piglia un po' di spavento in effetti. Ancora botte con Vale. Occhio però, perché adesso può arrivare il momento in cui li ha, tira fuori gli artigli, quelli brutti, quelli sconsiderati e incapaci di valutare la posizione del pilota. Intanto Pedrosa invece fa una staccata da capogiro e infila prima ancora di prendere in mano i freni praticamente Vale, e poi Lorenzo di pura pressione barometrica. Oh, qua? Vabbè, diciamo che Edwards forse si è accorto che non deve essere lì, perché ha tirato proprio indietro. Ha tirato i remi in barca. Raggiunge la seconda posizione entro il primo giro di sfida. No, ma direi che non si poteva fare. Ci voleva solo una partenza miracolosa, che non è avvenuta. Il che è anche strano, perché Pedrosa, alcuni dicono montasse una frizione particolare che riusciva ad usare bene solo lui. Era il mago, in verità, delle partenze. Riusciva sempre a fiondarsi, attenzione, sulla griglia. Qua però ha rischiato di fiondarsi nel ghiaione, che non è ugualmente piacevole. Ai 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 ai. Piccolo spavento per Pedrosa, che sbaglia un pochettino. L'errore se lo riporta sulla coscienza in tutto l'ultimo settore. Edwards lo riaggancia,
Non è il solo però, perché c'è Valentino Rossi. Oh mamma mia. Ma secondo me hanno giocato un pochettino per darti il filo da torcere all'ultimo giro con Pedrosa finito. Con Pedrosa finito. E non riesce più a prendere pesci. Anche in staccata, dove prima, ad esempio, qua era stato incredibile. Vediamo però, perché l'obiettivo è il secondo, quindi magari Colin Edwards si può anche levare dalle balle. Il grandissimo Colin Edwards, che però adesso un po' di rogne le dà. Bravo Colin, fai l'impennatina tattica e noi intanto andiamo. Comunque ci siamo divertiti anche qui a Moteghi, ragazzi. Abbiamo visto un pochettino di tutti i colori, non proprio storicamente valide come versioni. Nessuno si aspettava di vedere male Dani Pedrosa in seconda posizione. Di sicuro non Valentino Rossi, che a pochi giri dalla fine ha la ruota posteriore dello spagnolo davanti a sé. Ora siamo finalmente anche male. È già fastidioso vedere il compagno di squadra vincere. Non vorrai addirittura farti battere da un pilota infortunato. Quindi siamo alla quarta fase di Moteghi, ce n'è una in più rispetto all'Osail. Anche all'Osail erano quattro piloti. Non vorrei farti battere da un pilota infortunato, infatti Vale lo liquida alla prima staccata disponibile, in cui ce l'ha a tiro. Tre giri per chiudere in seconda posizione. Stacca la terza posizione fino a 0,8. Ok, quindi adesso praticamente parte l'opera di rilascio. Su Pedrosa. Dobbiamo riuscire a staccarlo per benino. In teoria, se tutto va secondo i piani, è una cosa sicuramente fattibile. Qua Vale rischia un po'. Sicuramente un buon riferimento anche Lorenzo, nel senso che se lo vediamo che si avvicina, vuol dire che Pedro si allontana, però più o meno. Però adesso c'è ancora. Bella questa Yamaha comunque, molto più su un binario rispetto alla Honda prima. Va detto che questa era una Yamaha abbastanza straordinaria. Penso che il distacco su Pedrosa a questo punto ce lo avremo, e come. Ma c'è un doppiato davanti lì a tutti? Eh sì, perché Lorenzo è primo. Guarda, guarda, vedete una motina lì davanti che corre? Un po' lungo Vale. Vediamo se riesce a recuperarla nel cambio. Sì. Buono Orghe davanti come... come riferimento! Che rischio era quello? Cioè, cosa è successo? Si è impantanato l'anteriore. Vabbè, direi che abbiamo la sfida per le mani. Non serve andare a prendersi questi brutti rischi. Evitiamo di andare a frenare sul cordolo esterno, tanto chi se ne frega. Qua siamo puliti.
dietro a Giorgino, che ci guida verso una sfida di successo. Tutti gli obiettivi inquadrati per adesso. Vediamo se Vale vorrà togliersi lo sfizio, se avrà la possibilità nel finale di cambiare anche le sorti della gara in sé, andando a tentare un sorpasso su Olga Lorenzo, che a questo punto sembrerebbe nelle corde. Ragazzi, non vedo l'ora che si arrivi al Montmeló in Catalunya. Chissà se lì bisognerà tentare il sorpasso storico. Proprio curioso di vedere come sono inventati là. Intanto qui quando si impenna nel cambio è dura, però poi si riprende bene. Attenzione, Vale riaggancia Jorge Lorenzo. Questi qua erano partiti a dire: già è difficile vedere il tuo compagno di squadra vincere, figuriamoci farsi passare da un pilota infortunato. E niente, Vale la prende sul personale e va a passare Lorenzo. Oh, però bisogna tenerla qui, questa staccatona. Vabbè, dai, apprezziamo il tentativo, anche perché alla fine dobbiamo arrivare al secondo. Però ci stava, dai, ci stava. Senza rischiare di buttare tutto all'aria, che non ci ho mai di rifare mille volte anche questa. Bene, chissà se è finito, perché non è detto che poi siano sempre quattro, no? Abbiamo fatto entrambi gli obiettivi molto bene. Abbiamo fatto sempre entrambi gli obiettivi? Forse tranne una volta, la prima o la seconda? Sarà un capitolo finale? Sì. Risultati. Com'è normale che sia, Jorge Lorenzo è entusiasta della sua vittoria in Giappone. Immaginate se lo passava. Il suo compagno di squadra ovviamente non lo è. Lorenzo si ritiene allo stesso livello di Valentino Rossi e intende dimostrarlo. Nel 2009 la sua tuta richiama lo stile di quella del campione del mondo. Una gamba della tuta di Rossi è colorata con il suo tipico giallo. Nel 2009 l'altra pure. Lorenzo corre con una tuta con una gamba rossa. Comunque era bello, ragazzi. Lo spagnolo, cioè, ha aggiunto anche un altro tocco in stile Rossi. Il casco dell'italiano è decorato con un sole e una luna. Il casco di Lorenzo nel 2009 ha un'aureola e corna da diavolo. Giochi psicologici. Gran Premio di Spagna. Fan in delirio sotto il sole dell'Andalusia. Questo è Jerez, però. Ma questo, ragazzi, lo dobbiamo vedere la prossima volta. Via, quindi, stacchiamo con gli spoiler. Attenzione, vinciamo Callio, mica Callio. E sappiamo già che la prossima volta dobbiamo affrontare la storia di Jerez. E vediamo un pochettino che cosa ci riserverà. Comunque, raga, beh, cioè, nel senso, in questo momento, onestamente, con moto vecchie, cose varie, come vi ho già detto, mi entusiasma di più questo, che alla fine è una carriera da un altro punto di vista. Cioè, non un mondiale, ma una carriera, nel senso, una storia, ecco, del gioco. Cioè, non è inutile, andiamo a fare le nostre solite robe che poi lasciamo da parte l'unica cosa che veramente cambia attualmente. Quindi io direi che siamo a posto così. Penso sarete d'accordo. Fatemi sapere, io vi saluto, ci siamo divertiti anche a Moteghi, ma non vedo l'ora già di vedere Jerez e di arrivare poi più avanti in Catalunya, ragazzi. Sarà veramente, quello è stato un po' una chiave. Bello, dai, sono contento. Mi raccomando, ragazzi, occhio alla descrizione, tra poco siamo al 2 maggio, quindi ripartirà anche il giveaway, tenete sotto controllo, ma vi faccio sapere comunque anche su Instagram. Quindi venitemi a seguire. Noi ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao.